Quando ti viene la voglia sia di cattò napoletano che di peperone ripieno. E che fai? Faccio peperone, buttunate i cattò e patano. Guardate qua. Mamma mia bella. Voglio fammi assaggiare un poco. Guardate qua com'è bello morbido, mamma mia. Alla fine, Romun, vieni a vedere come ho fatto sto peperone ripieno di cattò napoletano. Guardate qua, guardate. Mamma mia. Wow. Allora, voglio primi due passaggi per fare questa specialità esagerata. Sciacquate bene i peperoni, li dividete metà e metà, togliete i semini e ve li mettete in una placca tanto bella sistemata, o una placca o una pirofila come in questo caso. Ci mettete, fagli vedere qua, Leonessa, un po' di sale, un poco di pepe, un pochettino di olio a sentimento universale sopra, poi ci mettete giusto un pochettino di acqua, giusto un poco, carta da forno, carta argentata, no, da forno, carta argentata. Mettete nel forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Nel frattempo, o che fate questo o fate prima questo, bollitevi le patate in acqua salata. Quando sono ancora calde le patate, le schiacciate con tutta la buccia all'interno. Vedete, non schiaccia patate. Così la buccia rimane all'interno e le patate escono fuori. Allora, le abbiamo cacciate adesso dal forno, 15 minuti, 18 minuti bastano, guardate qui, perché è giusto un po' che si ammorbidiscono un po'. Però adesso che cosa facciamo? Lo vado a ricoprire, perché tutto questo vapore che si è creato dentro servirà ancora per renderli un pochettino più teneri. Quindi ce le mettiamo da parte. Perché adesso le patate l'abbiamo schiacciata, adesso non ci resta altro che mettere la roba dentro per fare il cattò napoletano. Poi dopo è tutto semplice. Mettiamo un ripieno così dentro a questi peperoni, mettiamo in forno e va facciamo le create. Mo' dobbiamo solamente riempire questi peperoni. Mo' qua vedete un po' di più di patate, ma voi lo sapete, sono anche esagerate. Faccio un po' di questi peperoni ripieni e ora riesco, faccio proprio un cattò normale. Però mo proprio quello dobbiamo fare, vai giù. Allora, le patate le abbiamo schiacciate, quindi mo ci mettiamo un bel poco di sale, quanto basta, un pepe, un mattino così, guardate, con un piede alzato così e un poco così. Poi ci mettete un pochettino di latte, poi ci mettete un bello cucchiaio di margarina, vai giù. Salame, che ha da scendere proprio come la pioggia, proprio come la pioggia torrenziale. Acca invece ci facete scendere a grandine il prosciutto cuotto a spallacotto, quello che tenete voi. Questa è la neve invece, che se fosse un fiore latte oppure la provola. Poi ci mettete un uovo dentro, uno o due, e poi voglio cacio. Un mix di pecorino e parmigiano e mo voglio. Se avete passato una giornata di monnezza e di schifo e siete nervosi, pigliate e scamazzate tutte cose, ammischiamo tutte cose. Allora, guardate qua com'è bello morbido, faglielo vedere, amore. Vedi? Guardate qua, bello morbido. Allora, mo voglio, io che vado a fare? Prendo con stesso gusto in mano, bello zozzoso proprio. Prendete, tanto sono pulite, no? Prendete e andate a riempire il peperone. Vedete questa metà di peperone, tanto bello. Vedete, mo questi qua, no, appena li provate, no, a casa, veramente è facile scipazza a chi se li mangia. Vedete, prendete e ve li riempite così, ve li mettete nella placca e mo il resto vi faccio vedere. Mo faccio vedere ancora un altro. Guardate, prendete il peperone e lo riempite, voglio, e che odore che sta uscendo. E adesso che ci manca? Giusto un poco di pane grattugiato, come se non ci fosse mai un domani, perché ce l'ho. Poi io che faccio? Ci metto anche un poco di parmigiano e pecorino sopra, perché poi da fa pure la crosticina. E che facciamo? Poi ci andiamo a mettere, giusto, ma giusto un poco. Voi ci potete mettere pure una nocettina di burro, un altro poco di margarina, ma io ci metto giusto qualche goccettina di olio, se ci esce. Tanto bello, giusto un poco, così facciamo andare anche il sapore. E mo' voglio 180 gradi ancora per 10-15 minuti.
Andate a controllare ogni tanto il tempo che si fa la crosticina e lo fate cuocere. Mo' fra poco vi faccio arrivare quando è cacciafora. Andate qua. Gli anguadra qua. A me non mi vogliono. Gli anguadra qua. Che odore, guardate che croccantezza, mo faccio vedere. Senti? E naturalmente io, come esagerato che sono, ho fatto pure i cose piccinine, tanto belli, i gatto piccolini. Però mo andiamo a vedere come è venuto sto puparone di pieni gatto napoletano. A campanello non me l'ha scordato, sempre contro Maluccia. E mo assaggiamo sto poparola buttunata i gatto napoletani. Ma dove l'avete mai vista una ricetta così? Mamma mia, mamma mia. Voglio, lo so, la dieta, ma tanto se me ne mangio solo un poco, non succede niente, oppure no? Ma io, è inutile che avete la fine del mondo, lo dovete provare, lo dovete provare, guardate che spettacolo, la fine del mondo, fatemi sapere se lo provate pure voi, ma io, la fine del mondo, basta.